Io questo incantesimo, devo essere sincero, nel passato l'ho sempre usato in maniera errata, per cui ora ne parliamo, sempre qui, su Wikiroll. Saluti e frecce, bentornati su Wikiroll, sempre dal vostro Keltus di fiducia per un altro incantesimo, per la guida agli incantesimi. Oggi parliamo di un incantesimo, un marchio di fabbrica del druido praticamente, Bagliore Lunare. Sì, l'ho sempre utilizzato in maniera errata. Ho trovato poi una Sage Advice che mi ha fatto capire che effettivamente va usato in maniera diversa. Ma ne parleremo dopo, non prima che vi ho, se, come sempre vi invito, a lasciare un mi piace al video se ovviamente il contenuto vi è piaciuto, mettere un commento con le vostre impressioni, i vostri consigli e suggerimenti. Passate sempre sui social, seguiteci dove vi terremo aggiornati su tutto ciò che facciamo. E infine, sì, Discord, passateci a trovare sempre su Discord perché comunque ci si fa quattro chiacchiere e si sta tranquilli in rilassatezza. Ma poco da rilassarsi, iniziamo subito con l'incantesimo. Allora, siamo a pagina 216 del manuale del giocatore. È un incantesimo di invocazione di secondo livello. Tempo di lancio è un'azione, la gittata sono 36 metri. Le componenti sono verbale, somatica e materiale, dove materiale servono alcuni semi di qualsiasi pianta a chicchi e un frammento di feldspato opalescente. Il feldspato l'ho dovuto cercare, è un minerale sostanzialmente, ma per fortuna c'è il nostro focus da incantatore, il nostro focus druidico magari, perché già faccio difficoltà a pronunciarlo correttamente questo minerale, quindi figuriamoci avercelo anche nell'inventario. Come durata è concentrazione fino a un minuto. Poi, un bagliore argentato di luce pallida forma un cilindro del raggio di 1,5 m e alto 12, centrato su un punto entro gittata. Finché l'incantesimo non termina, il cilindro è pervaso di luce fioca. Quindi qua ci sta dando già la dimensione. È un cilindro raggio 1,5 m, quindi può prendere praticamente 4 caselle, se siamo in griglia. È alto 12 metri. Si trova su un punto che noi decidiamo che sia entro gittata. E finché non termina, attorno a questo cilindro c'è della luce fioca, quindi si intravede e non si intravede, un po' come appunto parliamo di bagliore lunare, un po' come la luce della luna durante la notte. Quando una creatura entra nell'area dell'incantesimo per la prima volta in un turno o vi inizia il proprio turno, viene avvolta da una cortina di fiamme spettrali che le provocano un dolore lancinante e la obbligano a effettuare un tiro salvezza su Costituzione. Se lo fallisce, subisce 2 di 10 di danni radiosi, mentre se lo supera, subisce soltanto la metà di quei danni. Quindi qua stiamo sostanzialmente dicendo come l'incantesimo funziona. Quando una creatura entra nell'area dell'incantesimo per la prima volta in un turno o inizia il proprio turno, questa è una parte che dovremmo rivedere perché è quella dove io, almeno io personalmente, sbagliavo sempre. Ho sempre sbagliato e la rivedremo successivamente quando andremo a spulciare correttamente l'incantesimo. Ma la cosa importante che ci interessa sapere intanto è che la creatura che si trova all'interno dell'area dell'incantesimo deve fare un tiro salvezza su Costituzione o subire 2 di 10 danni radiosi pieni se lo fallisce oppure dimezzati se lo supera. Un mutaforma subisce svantaggio a questo tiro salvezza. Inoltre, se lo fallisce, riassume istantaneamente la sua forma originale e non può assumere una forma diversa finché non esce dalla luce dell'incantesimo. Importante. Mutaforma, ad esempio i Mannari, i Doppelganger, tutti questi hanno svantaggio al tiro salvezza. E inoltre, se lo falliscono, devono necessariamente ritornare nella propria forma originale. E immaginiamo i Mannari, un lupo mannaro deve effettuare un'azione per cambiare dalla forma umana alla forma ibrida. Tanta roba. Quindi gli facciamo perdere un turno se dovesse fallire il tiro salvezza su Costituzione, prendere il danno e quindi ritornare nella sua forma originale. Certo, può rimanere in forma umana, ma sicuramente un lupo mannaro che è in forma umana è un po' meno pericoloso di un lupo mannaro in forma ibrida, considerato che magari ha il morso, ha l'artigliata, perde il multiattacco, tantissime robe, ma non sono io che parlo dei mostri, questo qua. Lascio l'arduo compito al nostro caro Domenico di discutere dei mutaforma. Continuando, nei turni successivi dopo aver lanciato questo incantesimo, l'incantatore può usare un'azione per muovere il bagliore di un massimo di 18 metri in qualsiasi direzione. Quindi vuol dire che se l'avversario esce dall'area, noi abbiamo la nostra azione successiva per poter muovere il bagliore lunare fino a 18 metri di distanza. È un bel movimentino, eh?
quindi lo riusciamo a riportare sul nostro bersaglio. Immaginiamo anche che il bersaglio sia bello grosso, quindi potrebbe anche essere più facile portarglielo addosso. È un bel movimento quello che possiamo fare, e quindi sì, usiamo l'azione, ma almeno manteniamo l'incantesimo sempre attivo. Abbiamo sempre questo danno continuato che possiamo protrarre nel tempo. E infine, ai livelli superiori, quando l'incantatore lancia questo incantesimo usando uno slot incantesimo di terzo livello o superiore, i danni aumentano di 1 di 10 per ogni slot di livello superiore al secondo. Quindi, se lo lanciamo di terzo livello, i danni saranno 3 di 10, di quarto livello 4 di 10, così via, così via, così via. Quindi questo, per quanto riguarda la descrizione dell'incantesimo, è tutto. Ma ora cerchiamo di capire come funziona e soprattutto cosa si sbaglia, almeno io personalmente ho sempre sbagliato, spero che non lo abbiate fatto voi, ma chi lo sa. Quindi come funziona questo incantesimo? Al nostro turno noi lanciamo Bagliore Lunare contro un avversario, quindi solitamente la cosa più logica da fare è centrare il nostro raggio, il nostro incantesimo sul bersaglio che vogliamo che subisca le condizioni, subisca l'incantesimo stesso. Ora, io solitamente ho sempre sbagliato qua. Una volta lanciato l'incantesimo, ho sempre tirato e fatto tirare da Master il tiro salvezza su costituzione al bersaglio, quando è stato appena lanciato l'incantesimo. Qui invece non è così. Questo l'ho visto, lo trovate tranquillamente sul Sage Advice Compendium, dove è specificato che questo incantesimo, insieme ad altri incantesimi quali i guardiani spirituali, insieme alla nube di pugnali per esempio, o ai tentacoli neri di Edward, sono degli incantesimi che sono stati pensati per creare un pericolo sul terreno, e il bersaglio subisce il danno o all'inizio del proprio turno, oppure se entra nell'area in uno dei suoi turni. Non se l'area viene creata su di lui o se l'area viene spostata su di lui. Questo che cosa vuol dire? Che quindi anche nei turni successivi, quando noi spostiamo questo incantesimo su un altro avversario, quello non deve fare il tiro salvezza su costituzione, quindi non prenderà il danno immediatamente quando gli abbiamo spostato l'incantesimo addosso, bensì lo prenderà soltanto all'inizio del suo turno. Sì, è un errore che almeno io ho sempre fatto e anche gli amici con i quali ho giocato abbiamo sempre fatto tutti quanti, ma controllando Sage Advice Compendium effettivamente ci siamo resi conto che non è così. Ora, fatta questa premessa, cosa possiamo dire dell'incantesimo? È sicuramente un buon incantesimo, un danno discretamente solido, cioè una media di 12 danni praticamente al turno. E sostanzialmente con la spesa di uno slot di secondo livello noi lo possiamo tenere attivo per 10 turni e ogni turno essere sicuri di fare del danno, perché comunque in ogni caso almeno la metà del danno viene subita dal nostro bersaglio. Dato che poi si muove di 18 metri, possiamo anche riuscire a seguire tranquillamente tutti i movimenti dei nostri avversari. È difficile che un avversario abbia una velocità tale da uscire dall'area dell'incantesimo e non poter essere raggiunto. Inoltre, la cosa meravigliosa e fenomenale, a livelli bassi, ad esempio, avere a che fare con dei mannari è una cosa tremenda, perché sono immuni ai danni fisici, però subiscono svantaggio al tiro salvezza. E se falliscono questo tiro salvezza, i mannari devono ritornare nella forma originale, ossia nella forma umana. E quindi perdono anche molti dei vantaggi che hanno i vari mannari. Ad esempio, i lupi mannari sono quelli che hanno un multiattacco, quindi un attacco sia con gli artigli che con il morso, e in quel caso, beh, non hanno più questi attacchi, attaccheranno soltanto con le armi che si ritrovano. E magari le armi che si ritrovano non se le ritrovano, non hanno nemmeno le armi, perché magari un lupo mannaro, io me lo immagino come in forma umana, me lo immagino come qualcuno che non vuol far trasparire del pericolo, del reale pericolo, quindi magari anche disarmato. E se è disarmato, ehi, certo, magari manterrà sempre la resistenza, cioè, anzi l'immunità ai danni fisici non magici, però mi attaccherà soltanto con i pugni. Oppure dovrà spendere la sua azione per ritrasformarsi. E se spende la sua azione per ritrasformarsi, comunque è economy action che sta andando a nostro grandissimo vantaggio, primo. E secondo, nulla ci vieta che se si ritrasforma gli rispostiamo il bagliore lunare sopra, di nuovo tiro salvezza su costituzione, vediamo se lo passi, sempre con svantaggio me lo devi fare. Quindi, capiamoci, è un ottimo incantesimo.
È un incantesimo tipico dei druidi, questo qui, cioè per me è un marchio di fabbrica del druido, il bagliore lunare, ma possiamo anche averlo su altre classi. Un esempio, come l'ho visto giocare, ad esempio, è sul Chierico del Crepuscolo. È un incantesimo di dominio del Chierico del Crepuscolo, ci sta davvero bene. Un Chierico del Crepuscolo, spendendo entrambi gli slot di secondo livello, con un'azione mi ha creato il bagliore lunare che lo va spostando di continuo facendo quel danno continuativo. Con un'altra azione bonus, in un altro turno ovviamente, ha creato l'arma spirituale. E l'arma spirituale, con azione bonus, colpisce a ognuno dei turni dopo essere stata evocata. E di che stiamo parlando? Il chierico in questa maniera mi fa una media di 12 danni con il bagliore lunare, più un D8 la cui media è 5. Più il modificatore di saggezza del chierico, che possiamo ipotizzare sia almeno 3, al livello 3 sia almeno 3, sono 12 più 5 più 3, sono la bellezza di 20 danni al turno medi. Stiamo sempre parlando di danni medi, sempre che colpiamo, sempre che si falliscano i tiri salvezza, eccetera. Ma è un danno bello continuativo. Il chierico, tra l'altro, in questo modo sta ottimizzando al massimo tutte quante le sue opzioni. Si è impegnata l'azione per il bagliore lunare e l'azione bonus per l'arma spirituale. Per cui, direi che è un bell'incantesimo, soprattutto molto utile a seconda delle situazioni in cui ci troviamo. Detto ciò, spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo. Mi dispiace davvero tanto dover dare questa brutta notizia dell'utilizzo di questo incantesimo a chi di voi lo utilizzava come me, quindi con il danno già fatto, già il danno già che viene attivato non appena si lancia l'incantesimo. Ma giustamente Sage Advice Compendium dice che non è così. Certo, ritorniamo sempre sul fatto che stiamo parlando di un gioco, quindi libera scelta di ognuno di noi, se il master preferisce seguire pedissequamente le regole oppure se il master dice guarda, sai che c'è. Ma sì, a me piace pure che venga scatenato il danno non appena si lancia l'incantesimo. Per cui la regola dice questo, poi sta l'interpretazione di ognuno, di ogni tavolo di gioco. Ma per quanto riguarda l'incantesimo, questo è quanto. Vi do appuntamento a un prossimo incantesimo sempre qui su Wikiroll. Vi aspetto nei commenti, ma per adesso saluti e frecce.